Eminenza. Mio caro Bramante, lupus in fabula, il Santo Padre vi aspetta gloria. Io vado a cercargli quell'orso del buon Arroti. Si è recluso nelle sue impalcature della Cappella Sistina e non lascia entrare nessuno. E che vento spira? Burrasca. Vieni avanti. Andiamo male, Bramante. Architettura, edilizia, scavi, decorazioni, tutto procede a rilento. Santità. Non ricominciare a lagnarti del buon Arroti. Tu sei grande, lui è sommo. Anche lui da tempo è svogliato e mi riservo di dargli una paternale. Dov'è il mio sepolcro? Ha fatto il Mosè e le altre statue? Santità. Sono 8 anni che si lavora senza respiro e molto è stato fatto. Roma è rinata secondo i vostri illuminati voleri. Non dico di no. Avete lavorato e bene, ma c'è ancora tanto da fare. Faremo tutto, ma ci vuole. Bramante, né tu né io abbiamo il tempo di aspettare. Ti ho nominato primo architetto della cristianità. Fatti obbedire. Qui non c'è che una legge, la mia. E non farmi quel viso scuro, io ti voglio bene e ti ammiro, ma tu capisci, vecchio mio, non ho più gli anni e le forze di quando gridai fuori i barbari e li cacciai. Solo Raffaello, che è inviato in terra da nostro signore, può aiutarti. E se non avesse tanti intrighi donneschi, gli imporrei il cappello cardinalizio, tanto mi è caro. Bramante, addio. Torna stasera a leggermi Dante, come a Bologna. Ti rammenti? Ancora. Ora, se non state mai ferma, sarà impossibile ritrarvi. Per quello che vi servo io. Così non mi servirete davvero, Leonora? Rimandiamo domani? Domani sarà peggio. E rinunciamo allora. Ho 1000 opere da compiere, non un'ora da perdere. Ed io ve ne faccio perdere tante, vero? Poiché lo dite sì. Ore, giornate, settimane, coi vostri capricci, la vostra tirannia. Non mi parlate così. Se non all'amante di cui siete già stanco, usate almeno riguardo alla donna. Sono Leonora d'Este, io. E io sono Raffaello. Sono stanca che tu ormai mi faccia posare soltanto per il viso. Chigi ti ha commissionato la Galatea. E Galatea voglio essere io. Impossibile. Perché? Perché non sei la modella che mi occorre. E chi sarà allora? Non lo so. Sogno un'arte nuova. Tutta vera, reale, umana. Tu cerchi una donna, non una modella. Io voglio far resuscitare Galatea, Venere, Psiche e 100 altre creature del mito e della fantasia. Tu pensi che non so più ispirarti? Bada. So amare, ma so anche odiare. Vi aspetto domani? Né domani né mai. Come volete. Di Romano, non ti scordare che stasera c'è festa in Trastevere. Fuori dalla voglia di andarci. Ma sfido io. Tu la vedessi. Silenzio. Che fortuna, il maestro ha finito prima oggi. Domandali se ci fa uscire più presto. Io, e perché? Perché a te Raffaello non dice di no. Se mai tocca al più anziano, diglielo a Viti. Timoteo. Che c'è? Giulio Romano vorrebbe andare di buon'ora alla festa. Chiedeteglielo voi al maestro. Non gli verretta, Viti. È lui che ha aspettato. Uè, a posto. Ricordati, maestro. Prima il nudo e poi le vesti. Anatomia. Ehi, Baviera, hai provveduto per le tempere? Sì, maestra. Bravo, Romano, ma un po' più di grazia quell'angelo. Deve essere un vero bimbo con le ali.
Oh, guarda che l'affresco delle grazie alla Farnesina lo faremo insieme. Davvero? Sì. Vedete? Matteo? Più colore qui. Sì, maestro. Liberato, sì, ma credi per sempre? Tra qualche giorno tornerà, vedrai, Timoteo. Tu che nei primi anni mi fosti maestro, guarda. E quando mai Raffaello ha fatto tante volte un disegno? Ecco, tu capisci, e non è soltanto perché lei non posa, perché mi annoi con la sua vanità. Gli è che ho bisogno di rinnovare tutto attorno a me, Timoteo, e dentro di me, per appagare questa mia ansia di fare meglio, fare di più. Ah, Timoteo, a volte ho quasi paura. Penso a Leonardo e a Michelangelo? Un gigante. Eppure sento che sto per rapirgli il segreto di un'arte che non è più terrena. Voglio riuscire a far madonne che siano donne. E donne che siano madonne. Vedrai. Ah, se trovassi la modella che mi occorre. Invece di torturarti qui dentro, muoviti. Esci, deve scuoterti, divagarti. C'è festa in Trastevere. E i discepoli, anzi, chiedevano di uscire un po' prima. Ma sì, che si godano il maggio. E perché non vieni anche tu? Si va all'Osteria del Gallo. Prima vorrei disegnare la Madonna che ho promesso al Chigi. Senza Leonora? Alla sua mente. A più tardi, allora. Ed oro fino. Chissà quanto l'avrete pagata. Voi lo sapete, mamma Rosa. Per Margherita farei ben altro. Oh, sarà contenta. Dov'è? Si veste. Me la lasciate allora stasera? Oh, secondo i patti, se proprio c'è anche vostra sorella. E come no? Ci aspetta via Giulia con altri, tutti sposi o promessi. E fate decidere la vostra figliuola a dirmi di sì una buona volta. Ci sposiamo a prima estate. Io l'ho consigliata. Il resto tocca a voi. Ma ve dico, con garbo e onestà. Parola di Marzio, sta fiere di casa Chigi. Un posto da fare invidia a tutte le ragazze dei borghi. Via, chiamatela. Anzi, datele voi la collana. Scenderà subito, vedrete. Margherita, c'è Marzio. Chi vuole? È venuto a prenderti. Andate fino a via Giulia, dove c'è sua sorella, dice, che vi aspetta. Oh, che ci vado a fare? Lo sai che non mi piace. Oh, il partito è buono. Guarda che bel regalo, tanto per cominciare. Se è per questo? Oh, figliola, non è soltanto per questo. Si fa così per dire. Lui ti vuol bene. E io no. Oh, gliene vorrai. Su via, vestiti, che lui ti aspetta. Che furia avete voi di sposarmi? Ora scende. Meno male. E mi raccomando, belle maniere. Margherita non si è ancora decisa a fidanzarsi con voi e il suo amore bisogna che sappiate guadagnarvelo. Ci penso io. Accidenti. Come sei bella. Badate, che io voglio incontrarmi subito con vostra sorella. Con voi solo non ci vengo. Ma se ci aspetta, ti ho detto. Via, andate che si fa tardi. La collana ti è piaciuta? Addio, mamma. Addio, cara. Addio. Ben venga maggio, che il gonfalo del vado. Ben venga primavera. Mister Chigi può entrare? Ma sì. E voi donzella fiera, con i vostri. Ah. Non vi ho mai vista così bella. Ah, oh, i famosi rubini d'Olanda. Sempre magnifico. Chi avremo a pranzo? Oh, il meglio di Roma. Ah, oh, bellissimi. Il Peruzzi, il Bembo, Baldassarre Castiglioni, Monsignor Bibiena che leggerà la sua Calandra, il Sodoma, Bramante e naturalmente Raffaello. No, non verrà. Poi perché? È stanco. E poi? Chi altro? Sebastiano del Piombo, che vi chiede a mio mezzo se vi sarebbe ospite gradito. Molto. È un grandissimo artista. Dovreste proteggerlo. I vostri desideri
Sono ordini per me. Mi amate tanto? Sì, ma sempre un poco troppo da lontano. Hai visto? Ah, eccoci qua. Hai visto? Siamo con voi. Vi offrite da bere? Maestro, maestro, finalmente, vi aspettavamo. Come va, Baviera? Anche tu qui? Vieni, bevi. Salute. Alla salute. Duccio, perché non suoni? E tu, Fattore, canta. Avanti, Duccio, su. No, lasciami. Ma ti ricordi, sì. No, sei falso e bugiardo. Ma è la casa di mia sorella. Se non era via Giulia, non è nemmeno qui. Ma lasciami, no. Che storia. Ma no. Essere mia moglie. Ma tocca un puto Meltevere, vigliacco. Zampogna mia, come via fugge, cogliamo insieme la bellezza snella. Fermi! Fermati o t'ammazzo! Aiuto! Ehi, voi che fate? Che volete? Badate ai fatti vostri! O vi concio a modo! A chi? A te! No! Questa piangere sulla corda bella che sempre ma... Aiuto! Aiuto! Senti! Cosa c'è? La gente al soccorso! Che cosa fa? Ma chi è? Nessuno sa chi è. Chi è la figlia della Rosa? Del forno Luti. Ah, la Margherita. La ragazza del forno. La fornarina. Ma sì, la riconosco. È la fornarina. Ma sì. La fornarina, sì. La figlia della Rosa. È svenuta. Vai a prendere qualcosa. Guardate, rinviene. Che bella creatura. Sì. Ma che è successo? Al solito, uno al Camposanto e l'altro in ma galera. Ma chi sono? Un certo Marzio, staffiere del Chigi. Morto? No, al Bargello. Povera figlia, mi siete preso un bello spavento. Ora vado a casa. Sola? Bisogna farla accompagnare. Sì, certo. Tu, Baviera, accompagnala. Sì. Fidatevi. Grazie. L'hai osservata bene. Galatea. Né Galatea, né Psiche, né Venere. Voi e perché mai? Ma, capricci d'artista. O stanchezza creativa. Forse. Comunque non si discutono i capricci o le stanchezze creative di Raffaello. È tanto viziato. Chigi vuole che l'ispiratrice di quegli affreschi sia io. Naturalmente. Dove trovare modella migliore. E allora voi credete che io possa ispirare Galatea al pittore che affrescherà la Farnesina?
Galatea è qualunque altra creatura dell'Olimpo, per quello che mi è dato ammirare di voi. E se il corpo è degno parente del volto... Guardate! Lo è. Lo è. Cosicché, qualora voi ne riceveste l'incarico, mi trarreste a modello? Com'è vero che io sono nato pittore, Madonna. Ne parlerò con Agostino Chigi. Come volete, Leonora. Grazie. Sì, Sebastiano Del Piombo è veramente il grande artista che dicono. Vorrei gli affidaste l'affrescatura del salone alla Farnesina. Oh, certamente, insieme al Sodoma e al Peruzzi. Potrebbe cominciare con l'affresco di Galatea. Ne ho incaricato Raffaello. Ho troppo da fare. E poi non sente i grandi quadri d'assieme. Perdonatemi, ma chi ha affrescato la stanza della segnatura in Vaticano? Insomma, vi chiedo di darne l'incarico a Sebastiano e mi direte di sì. Ho speso la mia parola. E io la mia. Vale la mia firma. E la mia firma sapete che... Sì, per i vostri mercati, ma di fronte a me, duchessa d'Este... Ma nemmeno se foste principessa Chigi. Fatemi preparare la portantina. Rientro a casa mia. Volete privarmi della vostra presenza anche stasera? Certo, finché non mi direte di sì. Allora posso considerarmi in astinenza perpetua. Non potrò mai recare offesa al mio e vostro direttissimo Raffaello. Io intendo mantenere le promesse che faccio. Si direbbe di no, perché dopo tanto tempo mi avevate promesso questa serata. Potete raggiungermi a casa mia con la risposta che aspetto. In questo caso temo che non ricorderò dove abitate. La duchessa esce. Scorta di gala? Naturalmente. Non mi negherete, spero, che chiunque la dipinga debba essere io, Galatea. Senza dubbio. Ebbene, poiché Raffaello non mi ritiene il modello adatto. Ah, in questo caso ne sarei desolato per voi, ma al principe dei pittori non potrei che inchinarmi. Siete veramente un banchiere. Il papa, dei re, è vostro, Madonna. La portantina e la scorta sono pronte. Buttate via, è usata. E penso che potrebbe essere la modella ideale per voi. E dove sta di casa? Al Forno Luti, via De Fornari. Via De Fornari. Vorrei un po' d'acqua, ho sete. Vado a prendervi una tazza. No, Fornarina, rimanete. Bevo alla brocca. Ah, fresca, ottima, grazie. Vi ricordate di me? Io da quella sera non penso che a voi. Sono pittore e subito tornato allo studio ho cercato di ritrarmi, ma non sono riuscito a nulla. Allora mi sono forzato di fare dell'altro. Peggio, non mi viene più una figura. Non sarete capaci? Ma questo non me l'aveva detto ancora nessuno. Ma forse è una verità che poteva uscire soltanto dalla tua bocca, schietta e fresca come quest'acqua. Io vedi sapevo dipingere e ora non so più da quando t'ho vista. Non mi credi? Ebbene che io non possa più distinguere i colori se mentisco con te. Ma voi chi siete? Raffaello. Raffaello? Sì. Il pittore del Papa? Sì. Quello delle Madonne? Oh, e volete dipingere me? Avvezzo al viso della Madonna. Che ci potete trovare nel mio? Quello che cerco da tanto tempo e che non trovo più in nessun viso di donna. E tu mi devi capire e aiutare, anche se non so spiegarti. Voglio dipingere le mie nuove Madonne col volto di una creatura umana. Semplice, vera e bella. Se tu volessi posare per me,
ti ritrarrei in ogni mia figura e ogni mia figura sarebbe ispirata da te. Da me? Dicono che ci vengono gli angeli a posare per voi. Sarà vero se ci verrai tu. Ricorda quella sera come ti ho guardata. Ero solo fra tanta gente e triste fra tanto chiasso. Poi sei entrata tu e subito mi sono detto: ecco la creatura che aspettavi. E non soltanto per dipingerla, ma per amarla e per amare in lei la tua arte e la vita e la gioia di vivere. Anch'io ho pensato tanto a voi da quella sera. Sentivi che sarei venuto a cercarti? Non so. Come in un sogno. E il sogno ora s'avvera. Ma perché? Che cosa posso essere io per voi? Tutto. No. Quando tu verrai da me. Ti aspetto. C'è finalmente? No, Madonna, è in Vaticano. Ah, lo aspetto. Gran bella donna, però. Mastro Viti. Viti, chi è? Non so, uno studio. Quando l'ha fatto? Una sera. E cosa significa questo? Amor e la sua firma, voi dovete saperlo. Amor? Non saprei. Io non so di latino, ma credo che voglia dire amore. Ah, ecco, ci sono. Amor, rovesciate le lettere, Roma. Voi mi burlate, Mastro Timoteo. E quanto costei chiunque sia! Potete andare, Madonna. Farò io l'ambasciata al maestro. Maria. Monsignore, zio. Non hai freddo così esposta? No, aspettavo. La vostra lettura è terminata? Sì, sì, mia dolce Maria. Ho letto tre nuove scene della mia Calandra con gaudio e consenso larghissimo degli ospiti. Non è materia che si addica alle fanciulle, ma ora Bramante leggerà qualche rima dell'Alighieri e tu potrai intervenire. Monsignor zio, Raffaello non è ancora giunto. Non è facile per Raffaello liberarsi dai suoi lavori, ma ha promesso e non può mancare. Vuol consegnarti di sua mano il prezioso dipinto che ti regala. Oh, zio, potreste voi concedermi di aspettarlo? Ma sì. Egli merita che Maria Dovizi da Bibbiena lo attenda, lo riceva, lo ringrazi e lo accompagni nelle sale. Vorrei tanto vederti felice, mia diletta nipote. Tre donne intorno al cor mi son venute e seggonsi di fore, che dentro siede amore, lo quale è in signoria della mia vita. Tanto son belle di tanta vertute che il possente Signore, dico quel che è del core, appena del parlar di lor saita. Canzone, uccella con le bianche penne, canzone, caccia con i neri veltri. Lo avrò, carissimo. E ne sarò gelosa. Monsignore zio mi aveva annunciato il vostro dono, ma non osavo crederci. Come posso ringraziarvi? Conservandomi la vostra amicizia. E un giorno trascorso questo periodo affannato di ricerca, vorrò ritrarvi, ma dovete aspettare, Maria. Aspetterò quanto vorrete. Io vivo pensando sempre all'arte vostra. So un poca cosa, ma quando che sia, mi troverete sempre qui. Siete un'amica. Com'è bello. Siete ancora nel sacrario? No, non fatela entrare. Maria! Raffaello!
Mia cara Maria, beati possidentes, finché non sono spodestati. Tutti reclamano Raffaello. Sono con voi, amici. Maria è stanca. Addio, Maria Bibbiena, se rimarrò lontano a lungo... Lontano da Roma? E forse dal mondo intero. Su, Allegra, era meglio se venivi anche tu. Un po' d'aria t'avrebbe fatto bene, sempre chiusa qui dentro. E non pensarci più a quel disgraziato. Addio, mamma. Perdonatemi. Di che, figliola? Mi spiace solo lasciarti. Ma gli interessi bisogna curarli. 3 o 4 giorni e ritorno con la farina per tutta l'annata. Addio, cara. Proprio vero. Sì, tutto è vero. Ed oggi comincia la nostra vita. Ho tanto lottato e pregato, ma tutto è stato inutile. Noi dovevamo incontrarci. Nulla ci potrà separare. Sei bella. Quello che farò vivrà della tua bellezza. Ti aspettavo. Guarda che luce. Al lavoro, mia bella Madonna del popolo. Giulio II vuole una Madonna per le sue stanze. Gliela farò. E sarà tutta nuova. Una donna col suo bambino. La maternità, che è sacra e divina. Lassù e qui in terra. Così. Composizione. Che morbidezza di colori. Ah, sì. Ah, meraviglioso. Ah, sì, in questi 2 anni si è tutto rivelato. Più oltre di così, dopo le stanze, la Madonna Sistina non potrà andare. E chi lo sa? Sempre in clausura? Ah, sempre. Ma ha lavorato. Ha lavorato con un fervore, con un entusiasmo veramente sorprendenti. Soltanto lei. Capisco che invidiandola dovete odiarla. Come sanno odiare gli estensi. Però se non siete stata voi la Galatea, potrete essere Psiche o Venere. Il magnifico Chigi vuol riempire tutta la Farnesina di Raffaello. C'è posto anche per voi. Finché avrà quella donna? Già, tutti dicono che ne sia pazzo. Il popolino è diviso tra l'orgoglio di questa celebre modella e la superstizione che abbia stregato Raffaello. È davvero così bella? Pare, se il modello corrisponde ai dipinti. E che donna è? Cos'era? Niente, una fornaia. Oh, che orrore. Pensare che avrebbe potuto essere una vostra ancella. Perché? Se avesse sposato quello staffiere della scuderia Chigi, non sapevate? No, raccontatemi. Ah, già è vero, voi siete stata tanto tempo lontana. Oh, una storia romanzesca. Un certo Marzio Taddei. Io vedo in te non soltanto la forma umana della mia passione, ma lo spirito della vita. Tu sei tutto, arte e amore, gioia di vivere, terrore di perderti. Maestro! Vieni, Baviera. No, aspetta, sono nuda. Farete tardi, il Santo Padre vi aspetta. Tutto mi passa di mente, e da qua da vestirmi? No, penso io. Monsignor Bibbiena vi ricorda che oggi è la festa di sua nipote e che gli avete promesso di non mancare. È vero,
Dopo il colloquio col Santo Padre andrò da Bibiena. Ci sarà tutta Roma, che noia. Servirà per distrarti. Lavori troppo. Non hai più requie. Oh, furia, fornarina, mi sembra di dover correre, far presto e che la vita fugga via. Ma se hai 30 anni. Ah, come sei bella quando ti animi e parli così, tutta accesa. Di Baviera. Di Baviera, questa donna ti è affidata come il tesoro di San Pietro. Hai paura che mi rubino? Tu piuttosto, che vedrai tante belle donne. Ci sarà Leonora. So che è tornata. Hai una sola rivale, l'arte. E poi ci sarà la nipote di Monsignore. Maria, una cara amica e niente di più. Che ti ama, però. Ma tu sei mio, vero? Soltanto tuo. Maestro, è tardi. Non ti dispiace di restare sola? Nella nostra casa sto bene. Ti seguo col pensiero e ti aspetto. Salvestra, di al magnifico che può entrare. Andate voi. Siete soddisfatta delle vesti? Le donne di Siena chiedono la grazia di una lode. Bellissime. E queste perle sono degne di voi. Volete allacciarmele? Purché mi riesca. E non è facile con tanta bellezza sott'occhio. Lusingatore. Voglio festeggiare il vostro ritorno nella mia casa con una serata memorabile, se la gradite. Certo. Ma ad un patto. Concesso. Mi dicono che dai Bibiena interverrà Raffaello. Dicono, ma non è certo. In ogni caso, dovrà assolutamente venire alla nostra festa. Vi assicuro di strappargli la promessa. Oh, siete perfetto. Felice di servirvi. Nulla mi piace quanto farvi contenta. Io vi amo, lo sapete, come prima. Ed io più di prima. E quella grazia? Ah, dimenticavo. Ma ho potuto ottenere a questo Marzio Taddei soltanto una riduzione di pena. E non è stato facile, capirete, un assassino. Dovrà scontare ancora 5 anni. Oh, disgraziato. La cristianità ti deve molto, figliolo. Essa deve imporsi anche con lo splendore delle arti e la magnificenza della sua sede. Bisogna proseguire. Con tutte le mie forze, Santo Padre. Bravo. Il mio ritratto perfetto e quell'umanissima Madonna dimostrano che hai sposato l'umano col divino. Ma ora devi portare a termine le altre stanze. Ho 72 anni. Vo declinando. Oh, Santo Padre. Dunque, lavora, però cura la tua salute, fisica e spirituale. Sei buon cristiano? Sii buon cattolico. Fa che il tuo nome resti nei tuoi figli. C'è una figliola che può essere degna di te, Maria Dovizi da Bibiena. Pensaci, vorrei benedire queste nozze come ora ti benedico, mio prediletto e grande figliolo. In nomine Patris et Filii et Spiritus. Qui c'è rimasto soltanto il Taddei. Doppia razione. C'è uno scritto. Domani sera dopo il vespro sarò io giù nel cortile. Oggi è buona la zuppa, eh?
La barca, gli uomini. Ho trattato io per essere sicura e nessuno mi conosce. E l'incontro con questo Marzio? Nella piazzetta, sotto l'arco di mezzo. Vi aspetteranno fino all'alba. Non occorre. Se Raffaello viene alla festa non tarderà. Purché ci venga. Il Magnifico ne è sicuro, Madonna. Speriamo, Salvestra. E se quel Marzio non volesse? Era innamorato e ammazzato per lei. Non dubitate. Svelti, mi raccomando. Sta bene così. Sta bene. Il servizio d'oro? In tavola. Sei stanco. Vuoi riposarti? Riposerei meglio standomene a casa con te. No, se non avessi promesso al Chigi... Ci vai, ti fermi poco e torni da me. Riguardati. Tutti sono preoccupati per la tua salute. No, sto meglio oggi. Mi angustia il pensiero di lasciarti. Perché? Non lo so. Forse perché è già notte. Baviera, le tue donne? Le ho lasciate andare a casa. È carnevale. E resti sola? Con Baviera. Poi c'è Timoteo che lavora giù fino a tardi. Ti aspetterò. Tornerò presto. Non sei lieta stasera? Mai quando ti allontani. La portantina è pronta, maestro. Eccomi. Ebbene, è uscito di casa. Presto, il mantello. È pronto. A chiunque rispondi che mi vesto. Farò prestissimo. Potrei andarci io. No, mi toglieresti il piacere e la certezza. Chiudi bene le porte, esco di qui. Chi può essere? Non lo so. Una donna. Ora sentiremo. Secchini in quantità, questo è sicuro. Zitto, eccola. Se mostra un fazzoletto è lei, prepara quello scritto perché ci riconosca. Quirino? Sono io, questo è Marzio. Tu hai ucciso per una donna. Provocato, Madonna. Lo sappiamo. Ed è per questo che sei libero. Vuoi riaverla? Margherita, ce l'ho nel sangue come la rabbia che mi consuma. Sei pronto a tutto? Andrai all'inferno. Dov'è? In casa di un messere che la vuol sua. Maledizione. A quest'ora è sola. Troverai due compari, cavalli e una barca. Vedi di sviare le ricerche e ripassare il confine. Con quest'oro hai da vivere. Se fallisci, perdi la vita. La mia, la sua e di chi mi si mettesse di mezzo, Madonna. Ditemi soltanto dove devo andare. Ascolta. Vi lascio. Vado a finire quella tavola per il maestro. Baviera dorme, ma io sono qui sotto e sveglio. Grazie, Timote. Buonanotte. Buon lavoro. Baviera. Baviera. Eccomi. Ho lasciato ora la fornarina che va a riposare. Io vado nello studio a finire il mio lavoro. Tu puoi pure andare a riposare. Oh, grazie e buon lavoro. Messeri, sono qui tutto per voi. E l'altra sera mi dormia, mi paria che io mi sentia. L'altra sera mi sognava, mi paria che io vi baciava. Allora, voi siete caste e troppo brutte. No, Madonna! Voi siete una bella e poco... A me! A me!
Baviera. Gesù mio. Baviera. Oh. Che sta? Vigliacchi, sono scappati. Torneremo amici, vedrete. Ma io lo sono. Non dimentico le vostre grazie e vi sono grato. Sarò tanto discreta e tenera. E mi basterà adorarvi in silenzio, come Maria. La tavola di Gigi è la più adorna di piatti d'oro e di posate d'oro. Anche il vitello si capisce è d'oro. Che cosa non è d'oro fra tanto oro? Sol Luna e per modestia le sue corna. Aita, aita, aita mio Agostino, che il mio orecchio vale un tuo zecchino. Tutti hanno paura delle mie parole. La lingua batte dove il dente duole. Alla vita e all'amore. All'arte. Ai vostri trionfi. Amici, vi prego di ascoltarmi. Vi chiediamo d'essere giocondi. Questa notte si deve rammentare. Lasciatemi passare, lasciatemi passare, vi prego. Lasciatemi, devo parlare a Raffaele. Lasciatemi, lasciatemi, vi dico, lasciatemi andare. Timoteo. Raffaello! Che c'è? Corri! La Fornarina, rapito! No! Baviera li insegue! Io sono corso da te! Tutti con voi, Raffaello! Andiamo! Che dobbiamo fare ora? Portatelo intanto nella barca. Sì. Via. I cavalli? Li troverete all'alba a 3 miglia dal mare. Presto mollate la barca. Andate. Fermatevi, assassini! Accoppalo tu. Io filo con la barca. Fermatevi! Thank you.
andiamo. Cammina. Buona. E se gridi il tuo ganso non lo vedrai più. Che vuoi dire? Che a suo tempo se pagherà bene potrà riaverti. Su, ora a te. Dirigetevi da questa parte, arriverete direttamente al confine. Dammi ascolto, torna a Roma. Ti ammazzi così. No. Ma sono 4 giorni che non riposi. Non tornerò più a Roma se non la trovo. Tutto l'agro è battuto ormai, avevano molto vantaggio, ma li scoveranno. Quella barca, Romano. Quella barca mezza affondata alla foce, che vorrà dire? Morta. Imbarcata su una tartana e per dove? Chissà. Un'altra pattuglia. Ora sentiremo. Coraggio. Notizie? Ne hanno preso uno. Ha parlato. Ma lei, è viva? Lo crediamo. Dove l'hanno portata? Oltre il confine, verso Grosseto. Ebbene, bisogna inseguirli. Non possiamo, in territorio straniero. No. Ah, ma allora è perduta. Soltanto il pontefice potrebbe. Il pontefice? Vieni, Romano. Non dirà di no a Raffaello. È proprio così grave, Sua Santità? Ma come? Non sapete che Sua Santità è morente? Morente? Il Santo Padre è spirato. La Signoria dei Medici. Bene. Al Vicariato delle Marche. Al Consiglio della Repubblica di Siena. Troverete cavalli freschi alle tappe. Andate. Provvediamo subito per la taglia e per il banco. Quanto? 10.000 ducati di mio intanto. Sedete. Che c'è? L'archiatra del Vaticano, inviato dal conclave per dirigere personalmente le cure mediche a Messer Raffaello. Ah. Nobilissimo gesto, verrò subito a riverirlo. A voi raccomando la più rigorosa vigilanza. Nessuno e per alcun motivo abbia ingresso alle stanze dell'illustre infermo nostro ospite. E sospendete anche le mie udienze. Scrivete. Chiunque consegnerà in mano della giustizia, entro o fuori il territorio degli stati della Chiesa, il nominato Marzio Taddei e i suoi complici, Bondi. Che tu sia maledetto. La colpa è tua se ti ho legata così. Hai tentato troppe volte di scappare. Mangiala. No. Peggio per te. Ma ti rifarai a viaggio finito. Oh, io vado a riconoscere la strada. Non vorrei sbagliarmi e ripassare il confine. Preparatevi. Sì. Ma dove vuoi portarmi? Al sicuro. E ormai ti puoi rassegnare. Rassegnare? Ma che intenzione hai? Di tenerti con me, to. Con te? Ma mi avevi detto... Che volevo ricattare il tuo ganso. Per rabbonirti. Eri tanto selvaggia. Ma ormai non c'è più motivo di far commedie. Ti ho ripresa per tenerti... Con te? Sicuro. Meglio tardi che mai. Mi piaci sempre. Bada. Mi hai ingannata. To. Non mi toccare.
Il primo cristiano che incontro grido. Ti denuncio. Nelle grotte della Miata non ti sentirà nessuno. Maledetto. Vada, sai, se cerchi di scapparmi ti ammazzo. E allora ammazzami. No, Margherita, con le buone. Appena torna Quirino si riparte. Stasera finalmente si va a nozze. No, aiuta! Zitta e non mordere! Presto, Marzio! Che c'è? Una mandria con gusto? Passa di qua, è meglio nasconderci. Chi la ferma? Scappa, grida, siamo in trappola! Lasciatemi là! Andiamo a sellare i cavalli. Ti sei quietata, eh? Marzio, dammi una mano! Vengo! Lascia fare a me, tu non sei pratico. Questa sera ripartiremo. Aiuto! Che succede? Aiuto! Fermati! Aiuto! Presto, due di voi, correte! Come, su! No! Lasciami! All'inferno! Eccolo, Marzio! Scappa! Oh, via! Mi par morta. Che ne dici, Colo? Mi par che respiri. E che facciamo? Bisogna curarla. Già, ma come? Dove? Portiamola dai vecchi della montagna. Solo loro possono guarirla. Su, preparate un traliccio. Ah, sì. Diamo a voi, Marozia. Noi si va ai pascoli in Maremma. Fine estate ripasseremo. State tranquillo, Cola. Faremo di tutto per salvarla. Sì, andate con Dio. Venite. Speriamo guarisca. Già in sede di conclave come camerlengo, l'eminentissimo Giovanni de' Medici aveva iniziato le pratiche con gli stati limitrofi e appena eletto Papa ha voluto degnare di paterna sollecitudine il prediletto nostro Raffaello sollecitandole. Per ordine di Sua Santità Leone X, vi annuncio che la nostra gendarmeria ha varcato i confini del Senese.
Bene. E sta già braccando i colpevoli. Corro a recare la notizia a Raffaello e confidiamo che con questa speranza egli riprenda il suo grande lavoro. Ditegli che quale governatore della fortezza sono e sarò attivissimo anche nell'inquisizione del delitto e dei misteriosi mandanti. L'arresto dei colpevoli servirà certamente a rivelarceli e la giustizia li punirà con estremo rigore. Vi sono grato di tutto a nome del mio amato nipote. Perdonate. Ho raddoppiato la taglia. Penserei di emanare un secondo bando che esorti i complici a denunciare il nascondiglio di Marzio Tadei. Benissimo, condonandoli per la correità e premiandoli con la taglia. Non dubito che l'esito sarà favorevole. E a che punto è l'inquisizione? È a un punto morto, purtroppo. Il complice che fu arrestato alle foci del Tevere, pur avendo subito i vari gradi di tortura, non ha rivelato nulla di più. Non sa identificare i due prezzolati che colpirono il Baviera. Non vide e non conosce la dama che li prezzolò, la misteriosa donna della quale sentì solamente parlare dal cuciniere complice durante il primo tragitto a cavallo. Se hai detto il vero, la taglia è tua, Quirino. Vi dico che Marzio è lassù, nella macchia. Avvertite gli altri, bisogna circondare il Taddei. Andiamo. Sei Marzio Taddei? Giuda! Puoi salvarti la testa se parli. Dov'è la tua vittima? Non l'ho avuta io. Non l'avrà nessuno. Cosa vuoi dire? Che l'ho pugnalata. E poi giù nel precipizio. Coraggio! E il suo corpo? Domandatelo ai lupi. O alla piena del torrente. Bruciategli i piedi, voglio che confessi. Bruciatemi anche tutto. Non l'ho più ritrovata. E darei gli occhi per rivederla. Io che l'ho uccisa. Portatelo via. Chigi, che c'è? Li han trovati? Sì, ma... Ma? Marzio Taddei è arrestato. E tradotto qui, dove sarà interrogato. Ma lei, lei... Dobbiamo inquisirlo per sapere. Non l'avete trovata? Ma parlate, che c'è? Non l'avete trovata? No. No. Morta. Raffaello, ormai rassegnato alla ineluttabile perdita di quella sua donna, troverà necessariamente nella sua arte conforto e... Prego sempre per lui. Ottimamente. E lui mi parla sempre di te con tanta devozione. Ora poi ho ottenuto che gli venga da noi per dipingere il mio ritratto, ma soprattutto, secondo i voleri del Santo Padre, per legarsi a te, che non ne dubito sarai un giorno la sua degna compagna. È sempre questa l'aspirazione del tuo cuore? Raffaello ormai si è fatto tutto spirito. E tu sarai la creatura del suo spirito purificato. Sono certa che potrete riprendere a lavorare e che io potrò aiutarvi. Non posso rifiutarmi al Chigi. Gli devo tanta gratitudine. Anche in questa sventura mi ha assistito con vera amicizia. Dovete credere anche alla mia, Raffaello. Voglio darvi prova di tutta la mia devozione. Lasciate dunque che io vi stia vicina ed accettate da me quel poco che posso ancora offrirvi con umiltà. Non dite questa parola, non vi appartiene. Non è adatta a voi. Perché? Tutte le donne sanno essere umili quando amano. Ed io vi amo sempre di più. Lo sapete? Forse.
Cercate di rammentare, via. Raffaello. Oggi il capo non vi duole, avete detto. Dunque, vedete di sforzarvi. Provate a ricordarvi. Raffaello. Voi dite sempre codesta parola e nessuno vi capisce. Cos'è? Un nome? Qui non si è mai sentito. Raffaello. Mi guarisce da una parte e peggiora dall'altra. Col tempo, col tempo. Potete darne conto a Messer Raffaello per suo estremo conforto. Marzio Taddei non ha potuto nemmeno sfiorare quella disgraziata. Essa ha preferito la morte. Povera creatura. E questo misterioso fazzoletto di cui tanto il Taddei quanto l'altro hanno parlato? Sarebbe la chiave di tutto il mistero. Terribile indizio, anzi prova schiacciante per il colpevole, se ci fosse. Ma non c'è. E non l'avremo mai. E riguardo a quella donna che parlò col Quirino? Procedendo nelle indagini siamo arrivati a qualche risultato. La donna, anzi sono due, una presumibilmente ancella della prima, ha assoldato direttamente e sempre di notte e mascherata i vari complici. E nessun indizio? Uno solo, non è di Roma. E l'altra? L'altra si è mostrata una volta sola al Quirino e al Taddei la sera del fatto. La donna a cui cade il fazzoletto? Appunto, la dama dell'ancella. E nessun indizio? Uno vago, non è romano. Come l'altra? Come l'altra. Quindi sono ambedue presumibilmente della stessa casata. E poi il tono, autoritario, altezzoso. Ci sono molte dame straniere a Roma. E quanto a carattere sono tutte più o meno autoritarie e altezzose. Già, un indizio importante sarebbe questo. La dama, impartiti gli ordini a Taddei, perduto quel fazzoletto e fatto il giro dietro la colonna Aurelia, si confuse nella folla degli ospiti che entravano nel vostro palazzo. Ah, e vi entrò? Le due deposizioni concordano, sì. Importante. Ma c'erano molte persone quella sera. Già, e in ogni modo, senza quel fazzoletto, dove dirigere i sospetti, o almeno come provarli? Credete a me, eccellentissimo, tutto purtroppo è sepolto nel buio, e quanto a Raffaello... Sembra ormai rassegnato. Né prima o poi, col tempo e col lavoro. Ancora qualche pausa, Eminenza, e avrò finito. Meraviglioso. Ma ora sarete stanco. E vorrei prepararvi una refezione nel parco. Spero che mi raggiungerete presto. Oh, sì, Maria. Grazie. Il Santo Padre vorrebbe sapere quando potrà benedire l'anello di promessa che intende offrire a voi e a Maria. È ancora così recente il mio dolore, Eminenza. E noi lo rispettiamo, figliuolo, ma nello stesso tempo vogliamo cristianamente aiutarvi a placarlo, a vincerlo. Lasciatevi guidare, Raffaello. Volete? Vorrei non peccare di superbia col Santo Padre e con voi. Leone X vuol farvi sovrintendente del Tempio, darvi a dipingere le logge e gli arazzi di San Pietro. Ma bisogna porre ordine nella vostra vita morale, Raffaello. Ormai è tempo. Sì, Eminenza. Che dovrò fare? Basterà soltanto scambiare la promessa con Maria. Col tempo poi, quando vorrete, spontaneamente. Così sì. Allora, posso annunciare questa promessa? Sì, Eminenza. Scambiatevi la promessa. Su, su, venite, alzatevi, camminate piano, sì, piano. Sì. No, Marozio, no, ho paura. Casco. No, e se vi tengo io? E dietro voi c'è Lavinia. Ormai ci state bene sulle gambe, via. Tanta furia di guarire e tanta paura di cadere, eh? Oh, ecco qua. No, no. Con le sue gambe, non con quelle. Già troppo sono state ferme. Se non era per voi, anime buone, non le muovevo più. Oh, come va la testa? Meglio. Ma non mi riesce a ricordare tante cose. E voi non state a pensare. Tanto non erano allegre se vanno ridotte così. Vi fa male qui? No. No. E allora venite.
Andiamo a prendere un po' di sole, vi farà bene. Andiamo. Già avete camminato. E quando potrò andare a Roma? A Roma? Campa cavallo. Col tempo. Chissà se quella creatura sarà guarita. Nonna Marozia ne ha fatti dei miracoli. Era conciata in un modo. Ci ho ripensato tanto. Scommetto che è risanata. Speriamo. Se mi lasciate ci faccio io una corsa. In 3 tappe ci arrivo e voi mi raggiungete. D'accordo. Se è guarita e vuol tornare dove vuole lei, tu ci dai una voce e noi corriamo subito a prenderla. Va bene? Bene. Allora partirò domani all'alba. Bravo. Ah, presto, presto, Margherita! Venite! Guardate chi arriva! Lo sapevo io, brava! A chi si vede? Hai tenuto la parola, eh? Ho sperato tanto che tornaste. Siete guarita, che miracolo! Che ne dici? 7 vite come i gatti. E Cola? Mi ha mandato lui, mi aspetta con la mandria giù nella vallata. La sai la via per Roma? E per là? Mi ci porterai? Ma in braccio magari. Tornerò per ringraziarvi come meritate. Vi devo tanto. Sarà una grazia rivedervi. Ci avete dato anche troppo. Ecco la vostra roba. C'è tutto. Anche quel fazzoletto. Grazie, cara. Tieni, per quando andrai sposa. Grazie. Andiamo. Stanca? No. Ecco laggiù la vostra bella Roma. Siete arrivata. Andiamo. Ci siete. Temevo di non trovarvi. Sono arrivati i primi costumi e voglio il vostro giudizio. Ah, devo uscire. È il tempo di mostrarveli. Le maestranze di Siena aspettano ordini e ogni santi è prossimo. Recate quel cofano. Non vorrei tardare, ho promesso questa visita. A Maria Bibbiena? Sì. È guarita allora? Va migliorando, è tornata. Povera creatura. Non potrà mai farvi lieta la vita, così delicata com'è. Mi sento molto meglio, messer Archiatra. Infatti, l'aria dei colli vi ha giovato, ma è necessario evitare emozioni troppo violente. Non vorrei che questo incontro vi turbasse troppo. Oh, no, no, anzi, voglio guarire. Non potrei andare sposa senza essere certa di dare a lui una vita tutta serena.
Siete un vero spirito eletto e Raffaello ne ha bisogno, credo. Lavora poco, senza più l'entusiasmo d'una volta. Volete fare due passi nel parco? Vi gioverà vincere l'emozione, venite. Sì. Gli andremo incontro, procurate che lo avverta. Fate la carità, buoni cristiani. Ve ne farò tanta, buon uomo, appena potrò. C'è qualcuno in casa? Nessuno. Oh, non sapete se ci torni qualcuno prima di notte? Di solito no, è disabitata da tanto tempo. Oh. E sapete dove sia il padrone? Raffaello, ma allo studio, credo. Grazie a voi. Vi farò la carità appena torno. Grazie, speriamo. Se nell'affresco che farete pensate di ritrarmi come psiche, indosserò questo costume. Mi sta bene? Assai, ma avremo tempo per discorrere. Devo andare, perdonatemi. Ebbene, vi aspetto qui. Ecco una virtù che non conoscevo prima. Saper aspettare. Va e torna presto. Mi troverai così vestita per posare. Voglio essere psiche ed anche Venere. Sta bene. Madonna, ecco Messer Raffaello. Già di ritorno? Cosa volete? Cerco Raffaello. Siete una modella? Sì, non c'è. No, potete aspettarlo di là. Di là? Perché? E voi chi siete? Non credo che vi interessi, ma se è per inchinarvi, sono Leonora d'Este. Ah. Allora potete aspettare voi di là. Insolente. Montanara, vi farò ricacciare sui monti io. Grazie. Ci sono stata abbastanza. Si vede. Ma... Sì, sono la Fornarina. Voi? Vi fa tanta impressione? Ma... Tutti qui vi credevano... Morta? Sì. Ah, e questo ha fatto comodo a molti, immagino. Non lo direte per me? Io come amica di Raffaello ho fatto l'impossibile per salvarvi, ritrovarvi. Non l'avrei creduto. Potete chiederlo a Raffaello e sono qui come amica e come modella. Oh, senza pretesa di sostituirvi, badate. Pare che voi come modella siate veramente insostituibile e potrete riprendere facilmente il vostro posto nello studio del maestro, non in casa però. Perché? Ci tenete voi forse? Oh no, io appartengo al passato. Ma io no. Anche voi. Raffaello si sposa. Non è vero. È tanto vero che mi ha lasciata qui per recarsi dalla sua promessa. No. E chi è? Maria Bibbiena. Maria? Sì. Ma se non l'amava? Ma la sposerà. Tutta Roma ci si è messa di mezzo. Perché mi credeva morta? L'avete detto voi. E allora... Voglio darvi un buon consiglio, se lo amate tanto. Oh, se lo amo, mi hanno strappata a lui. Ma chi ha commesso quell'infamia la pagherà cara. Sono ancora viva. Ascoltatemi, nulla, capite, è ancora irrevocabile. Correte, fatevi annunciare. E se Raffaello vi ama tuttora, la vostra partita è vinta. E domani sarete persuasa che io non vi sono nemica. Grazie. Presto, Palazzo Bibbiena è vicino, andate. E così il lavoro non vi ha ripreso?
No, Maria. Mi occupo, ma non concludo. I vostri ritratti sono così belli. Ah, io pensavo di fare grandissime cose e invece mi manca il delirio della creazione. No, non è questo. Rientrate, Maria. Siete ancora convalescente. Eh sì. Ma voi non state meglio di me, Raffaello. Io sono malata nel fisico. Voi nell'anima. Ascoltatemi. Abbiamo tutti e due necessità di guarire. E per questo io vi confermo che sto attendere. Non vi preoccupate per me. E buon lavoro, mio caro grande amico. Arrivederci. Grazie, Maria. No, no, restate, restate. Ma non vi indugiate troppo sulla loggia. L'aria è già fresca. Arrivederci, Maria. Addio. Madonna, dov'è Messer Raffaello? Perché? C'è una donna che dice di aver cosa di grande premura e importanza per Messer Raffaello. È appena andato via. Correte, fate che lo raggiungo. Sì, madonna. Dov'è questa donna? Nel vestibolo. Conducetela da me. Se anche i morti si mettono a ritornare. In ogni modo, non c'è da aver timore, madonna. Nessuno vi ha veduto. Il vostro nome non fu pronunziato da alcuno. No, ma quel fazzoletto. Se fosse nelle sue mani. E dopo tanto martirio, tanto patire, riesco a tornare. Lo cerco. Non trovo né lui né alcuno dei suoi. Quella donna mi dice che voi siete la sua promessa, che lui è qui. E di correre qua. Io non ho più nulla al mondo se mi manca lui. Oh, riconosco, lo so che voi siete una santa creatura. Ne parlava sempre. Ma se mi manca lui, che faccio io al mondo? Per chi ho tanto lottato allora? Per chi sono guarita? Su, su, alzatevi. No, voglio sapere da voi che non potete mentire. Voglio sapere soltanto questo. Se lui vi vuole bene, d'amore. Ed io vi giuro che senza farmi vedere, torno via. Alzatevi, su. Ora verrà. Qui? Rispondetemi prima. Se per la sua felicità, io non chiedo più nulla. Anch'io gli voglio tanto bene. E voglio che sia felice secondo il suo cuore per la sua arte. E se lui vorrà... Maria! Eccolo, non dite nulla. Maria! Tu! È Dio che ti rende a me, cara. Che miracolo è questo? Tutto rinasce, amor mio. Maria, la mia povera Maria, io non sapevo. E ti ho fatto tanto male. Purché tu sia felice. Perdonatemi. Per lui è bello anche morire. Tutti siamo molto compiaciuti del vostro miracoloso ritorno. Raffaello ha subito ripreso la sua grande attività con vera febbre creativa. Non chiedo che questo per tutto il male che ho sofferto. A questo proposito vorrei anzi pregarvi, ora che siete del tutto rimessa e tranquilla, di mostrarmi il famoso fazzoletto che sappiamo essere in mano vostra e che voi forse non avrete nemmeno osservato. Mi fa orrore solo a vederlo. Lo comprendo, reca le tracce delle orribili violenze. Oh, tela finissima. E qui? L. Leonora d'Este. In verità l'avevo sempre pensato, e voi no? Forse. Ma ora abbiamo la prova. Voi me lo affidate, vero? No, o almeno non subito, messer governatore. Badate, in ogni caso io l'ho veduto. Madonna, la lettiga è pronta. Mi concedete d'andare? Raffaello mi aspetta alla Farnesina per gli affreschi. Verrò anch'io ad ammirarli. Ed ammirarvi. Ma badate di non smarrirlo, vi prego. È in buone mani. Voi, messere. Oh, quale onore! So che avete domandato di Madonna Leonora.
Spero che non vi sarà sgradito il mio omaggio. Tutt'altro. Ma ho gran premura di parlare con Madonna. E dovreste farle dire che venga subito da me, subito. Ma di che si tratta? Lo saprete poi. Vi supplico di far presto. È per il bene di tutti. Può darsi che il governatore, desiderando da me talune informazioni, mi raggiunga qui. Il governatore? Sì, è tanto zelante con la sua inquisizione sull'accaduto. Vi prego di riferirgli che io sono tornata subito alla Farnesina. Ma... Bugia di donna, messere. Mi spiegherete, spero. Sì, tutto, ma fate presto ora. La famosa fornarina. Se sono famosa è anche per vostro merito, Madonna. Mio? Ah, io devo molto al vostro interessamento per me e vengo appunto per ricambiarvelo. Troppo amabile. Annunciandovi che il governatore si interessa a sua volta di voi con grande, grandissimo zelo. Che intendete dire? Lo sapete meglio di me, come lo sa il governatore. Aspetta soltanto che io gli consegni la prova materiale della vostra colpa per arrestarvi. Che prova? Questa. Oh. Oh. No, sufficiente per farvi finire i vostri giorni a Castel Sant'Angelo, se io lo consegno. E voi? Io? Ve lo meritereste, certo. Ma per un riguardo a Messer Chigi, e poi... Sì, insomma, mi rendo conto che per amore si può morire. E anche far morire. Come avete tentato voi. L'insolenza non vi manca. A voi manca la prudenza, invece. In ogni modo, vi perdono. Ma ad un patto. Che entro un'ora siate fuori di Roma, assicuro. E ben inteso, per sempre. Altrimenti... Ah, è un perdono da popolana che si vendica. Popolana. E me ne vanto, duchessa. Credo che l'eccellentissimo governatore mi abbia seguita fin qua per averlo. Gliela do? Avete vinto voi, dunque, fornaia. Fornarina. La fornarina di Raffaello. Piaccio a lui e mi basta. E quel fazzoletto? Lo conserverò io, per vostro ricordo. E poi no. La vedremo. Vedremo se il principe Chigi permetterà. Eccolo. Permetterò che la giustizia abbia il suo corso. Adagio. Finché questo è in mano mia, Madonna può uscire da Roma senza pericolo, non è vero? Certo, per vostra bontà. Ma sì, ho perduto. Pago. So pagare. Mi dispiace per voi. No. Ecco, andate e tenetevi pronti al suo arrivo, non può tardare. Io rimango qui accanto a voi e non vi lascerò più sola. E siate tranquilla e lieta, che il brutto è passato per sempre. Sì. Margherita! Margherita, eccomi, ho quanto corso. Ero in ansia di rivederti. Ah, anch'io tanto. Ho tanta paura. Ah, di che? La casa è sempre vigilata. Ma non di questo. E allora? Di non essere più quella di prima per te. E come puoi crederlo? Non lo so. Dimmi che non è vero. E la paura finisce. Amor mio, anima mia, creatura della mia vita e dei miei sogni. Sei tutto per me, tutto. Ma la prova che tu sei tutto per me è appunto questa. Che la febbre del lavoro mi ha ripreso come una furia. E che tutta l'opera mia non ha che un nome. Fornarina. Raffaello è stato come sperso per lungo tempo. Ora tutti vogliono da lui grandi cose. Noi le faremo insieme, io e te. E saranno tutte bellissime. Perché tu sei più bella d'ogni meraviglia creata da Dio. Sono ancora bella. Ma più che mai. Come il cielo dopo la pioggia e l'alba dopo la notte. Sarò ancora la tua modella. E l'amante, l'ispiratrice e la mia donna. Ah, non ti ho mai sentito come ora dentro di me. Sono cosa tua, lo sai. Ti servirò come potrò. E allora amami anche per il tempo in cui ti ho perduta. Ho febbre di lavorare, di creare. Ma più ancora febbre di te. Per ogni tua carezza un'opera d'arte, fornarina. E dunque, senti, sono venuti in tanti a cercarti. Da Firenze, da Orvieto e da... Non mi importa. Gente di vaglia, per cose d'arte. Alla mia arte sei tu.
Oh, ma c'è pur da dire. Poi, domani. Ma aspetta. Ah, non ho tempo. Ingordo. Ah, sì, sì. Dei tuoi baci, delle tue carezze, mia. Ha il delirio della romanità. Col suo genio vuole arrivare a tutto. E ci riesce. Ma a che prezzo? La miracolosa natura la conserva tal quale nel volto, il divino fanciullo. Ma di dentro è corroso. E questa smania per gli scavi con qualunque tempo finirà per... Zitto. Non è neanche qui. No? Non è tornato a casa? Ma che... Speravo di trovarlo. Figuratevi, ci tiene tanto alla sua dama velata e non di meno la fa ritoccare da me. Chi c'è con lui? È al foro vaccino il fattore. A Ostia il Peruzzi e Marcantonio l'incisore. Raffaello però sul lavoro è instancabile. Sì, ma ormai preso dalla febbre della romanità non cura più purtroppo la sua salute, che già da tempo è minata. Vieni, raggiungiamolo. Attenzione, fate piano. Guarda, fattore, mi serve per il mausoleo di Chigi. Avanti, avanti, si scava fino a notte. E tu va a Roma e di' alla Fornarina che sto bene, benissimo, e che appena ho terminato qui, torno allo studio. Ho la trasfigurazione da finire. Se tu pensassi soltanto a quel capolavoro invece di rovinarti la salute a fare questa vita. Lo finirò per Pasqua. Ma Pasqua è fra 8 giorni. 8 giorni? Ma in 8 giorni si fanno miracoli. E allora sospendi queste fatiche e metti giudizio, eterno fanciullo. E pensare che fra 6 giorni, venerdì santo, compirò 37 anni. Raffaello! 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 Timoteo, che c'è? La Fornarina è in gran pena per te. Vuole che ritorni a casa. La voglio prima finire. E poi ti avverto che Sebastiano Dal Piombo ha quasi ultimato la resurrezione e la consegnerà nel giusto termine, sabato santo. Sì, ah sì. E io finirò la trasfigurazione per venerdì santo. Torniamo subito. Entra domani ormai. No, su. Sei stanco, in cattiva salute. Vuoi ammazzarti così? Non voglio perdere neanche un minuto. Presto, i cavalli! Tu, fattore, resta qui e prosegui gli scavi. Vieni, Timoteo, andiamo. Torniamo a casa. Vedi, il tempo minaccia. È la prima volta che mi dici di essere stanca. Perché tu mi dia retta e ti riposi. Sto meglio, ma ora andiamo. Martedì, giovedì, per venerdì a profì. Oh! Raffaello! Raffaello! Aiuto! Ma che succede? Raffaello! Raffaello! Presto, correte! Raffaello! Presto, portiamolo a casa! Fuori, con questo tempo! No, no, adagiamolo lì su! Sì, fate piano! Piano! Correte, chiamate, avvertite tutti! Salvatelo! Mi dai tanto dolore. Saresti da tanto tempo la mia sposa se non avessi giurato. Avete lasciato che si levasse dal letto. Oramai. La benedizione del Santo Padre lo ha riempito di gioia. È trasfigurato anche lui. Facenno. Romano, devi terminarlo. Con fattore.
con lei. Il mio angelo umano. Ma no, lo termineremo insieme. Tu non devi piangere. Siamo stati tanto felici. Fratello! Fratello! Salvatelo! È svenuto la lancetta. Darei tutto per farlo. Voglio portare un voto alla Madonna. Lo avevo promesso. Sì, andate. Se vi chiama, corro a dirvelo. Vergine Santa, abbi pietà del mio dolore. Salvamelo. Dio creature, datemi il passo. Fermati, peccatrice. Non vedi, il Signore non entra se entri tu. Vuoi farlo morire, dannato?